La vado a salutare. La salvezza mia. La salvezza mia. La sudata, agli l'hai sudata? Eppure io. Nelle cose. Quando era piccolino mai col padre. Mai. Mio marito lo conosce. Ma qui bisogna passarci la spugna? No, no, no. Guardalo lì vicino al... Che si chiude qua a macello, perché andare a una casa di riposo ci entri ma non scappi. E qui entriamo, c'è l'uscita, ci sono le gite, ci sta il giornale. Basta, no, basta. Le ciambelle. Oh, ciambelline. No, se vi serve... Fernanda, non volevi lavorare? No. Maria, che non trovo le panchichine? Chi ha risorse più scarse paga immediatamente le conseguenze di questa manovra e l'emarginazione, l'esclusione ricade sulle fasce più deboli. Questo è evidente. Che ci avevo in cambio? Ci danno 2 soldi di pensione, 590 euro mi danno. Paga qua, paga là, paga sotto, paga sopra, non arriviamo, manca la fine di me. Ascolta, sì, buongiorno. Allora, parlo a nome dei comuni come vicepresidente del Rio. Il problema è che riteniamo che una manovra che picchia ancora una volta sul comparto regioni ed enti locali abbia effetti depressivi ed abbia effetti antisociali, perché va a colpire capitoli di spesa essenziali per la qualità di vita delle persone.